Lo sapevi che chi sale sull'autobus con mal di testa deve pagare due biglietti? Il mal di testa è passeggero. Ma lo basta. Sapevi che chi sale sull'autobus allora. Lo sapevi che gli husky, secondo recenti smarrimenti, che decidono di scappare da casa sono dei fuggi husky? Lo sapevi che gli husky, secondo recenti smarrimenti, che decidono... Lo sapevi che Goku era un appassionato di moto quando non usava la nuvola Speedy? Usava la sua onda energetica. Lo sapevi che Goku era una... Lo sapevi che se sei molto triste, secondo recenti studi, basta prendere un megafono così ti sentirai meglio? Lo sapevi che se sei molto triste... Cosa? Cosa? Aspetta. Lo sapevi che se... Sei molto triste, secondo recenti studi, basta prendere un megafono così ti sentirai meglio? Lo sapevi che se sei molto triste, secondo recenti studi, basta prendere... Lo sapevi che se ti chiami Paolo, secondo recenti studi, l'epoca in cui sei nato è il Paolo litico? Lo sapevi che... Lo sapevi che le talpe, secondo perché? Recenti studi, sono gli animali più tristi al mondo perché hanno il morale sottoterra? Lo sapevi che se vuoi avere un fisico asciutto e snello, secondo recenti studi, basta non entrare in acqua? Lo sapevi? Ok, con questa basta. Beh, sì, direi. Allora, ascoltami a me, però tu hai lo Yuti e o un maiale? No, è uscito Piero, che faccio? Entriamo noi. Io uno Yuti che non è mai per niente buono. Maiale non l'hai fatto ieri, un maiale. Sì, però non posso cavalcare lo Yuti e il maiale. Ah. Allora. Io lo Yuti ce l'ho, ma non è da boss. Cioè, non lo so, devi vederlo tu. Allora. Ascolta, io sono due di Yuti. Dov'è il maiale? Solo che devo livellarlo. Fuck. Allora, prendo la sella che ho trovato prima. Di Yuti. Madonna, adesso corro e schiaccio C per scivolare. Porca troia. Allora, dobbiamo livellare due eroi almeno. Perfetto. Il maiale e lo Yuti. Quindi prendiamo, okay. E non quello burning. No, vaffanculo, che palle! Dammi 3 secondi e arrivo, sto guardando una cosa. A me dammi più di 3 secondi, sono crashato. Ah, perfetto. Io veramente... Io veramente... Sì, ho letto, Frank. Cosa? Che Antonio ha scritto sul gruppo WhatsApp. È vero, Antonio si giocava Dante, ma... No. Eccolo qua. Chi? Co? Che? Il carno mutato anche in danno. Allora. Ma com'è il quip saddle? Ah, ok. Allora, uno.
arrivo. E due. Mi ricordo cosa avevano fatti gli eroi, cazzo. Mi sa 10.000 di vita, cosa? Forse? Ad andare a vederne uno. Non lo so, Frank. Vabbè, i livelli al massimo li mettiamo là prima di partire, all'arc. No, dobbiamo farli livellare. Li facciamo livellare, quando c'hanno 88 punti, poi li mettiamo laggiù. Almeno vediamo gli altri quanto hanno. Gira a cazzo, Frank, sto fine settimana faccio un bel formattone. Allora. Il zino qua in mezzo alla minchia. Che cos'è sta roba qua? Non ne ho idea. Qualche cadavere di roba. Uova per livellare, perfetto, è vuoto. Bene. Ste uova qua non so cosa sono, ma le useremo. Sono 800 uova di carca vecchie come la Madonna. Sei Black? Arrivo, arrivo. Ho scritto dati cucini di carne e arrivo. Perfetto. Danno in cosa? Sono qui le mangiatoie, sto entrando. Cazzo spari? Sparavo in aria per festeggiare, non so che cosa. Dai, sali sullo Yuti. Franco Staco, com'è che hai chiamato? Che roba? Vai. Le ammazzeremo domani con questi, però sti cazzi. Beh, scusa. Addirittura. Beh. Questo non riesco a prenderlo, devo fare il giro dell'oca. Vediamo. 84 livelli. 88. No, per 4 livelli. Ma come per 4 livelli? Vabbè, sti cazzi, nel senso. Butto le altre. Vai sull'altro eroe. E chiudiamoli a panino. È un po' troppo così. Aspetta. Dopodomani li uccidiamo con sti cosi. Vai! Vai! Posto, hai visto? Miscredente. 42. Ma come 42? Aspetta un attimo. Ottantotto, ok, adesso si è caricato. No, questo è 78, che cazzo è sta mafia? Riprova, che poi si ricarica. No, ho fatto adesso. Risalici poi. Se quello 88 prendi lo aiuti, dai. Certo. È sempre 78 questo. Allora niente, non si è fatto, sapere perché. Forse perché ne ha uccisi di meno, che cazzo ne so. Pesta. Uno ha scavalcato lo frigo. L'ho visto. Prendetelo. Boh, allora. 88. 81. Non ci credo. Ti giuro. Ma che problemi ha sto Terrorbird?
81 ne ha fatti. Ma perché? Quello si è livellato in un colpo solo e il tuo no. Non lo so. E no, vedi. Non mi ricordo se avevamo fatto 10 o 15.000 di vita. 10.000 forse. Lo vediamo là. Ce n'è, questi saltano addirittura, minchia. Da quando i carca saltano, scusate? Ce l'ho aiuti che mi ha bloccato. Ah no, sono pieno. Ce l'ha fatta a fare i livelli? 81. No, ma dai. Vabbè, ascolta, vaffanculo. Questo qua è... Lo dai, chiamo... con le ultime. L'ho già chiamata... L'ho già soprannominata. Chiamalo speciale, perché... L'ho chiamata problematica. Ah, ma c'è ancora un carca vivo qua. Uccidilo, che magari fai 7 livelli. Che cosa gli hai messo la vita su? Hai fatto 10.000 più danno? 10.000 tutto danno. Adesso non mi ricordo cosa avevamo fatto con gli eroi. Tanto sono solo due. Quanti problemi. Non lo so. È esigente questo. Che... Cioè, quello ha fatto i livelli in un colpo solo. Questo ha 4 cucciolate e ancora non è eliminato. Non lo so. Però problematica è... suona male. Bisogna cambiare un attimo. Complessata è meglio di problematica. Allora, il maiale. Il maialo full cibo. E adesso si mangerà la base, questo. L'ho chiamata complessata forte. Allora, mettiamoli in cura passiva. Già fatto. Ok, allora leviamoci dei coglioni, andiamo via. Sali sulla rigno. Cazzo hai sparato? Boh, quello che vedo in giro, se c'è un pteranodonte qualcosa, c'è un cazzo. Parlo in acqua, magari becco qualcosa. No, vediamo cosa c'è di shiny. Spectral megalosauro, rubitro. Noir Ecus. Ginger Luna Moscops, la Madonna. Moscope. Tu ti sei fullato, ma tu un cazzo proprio.
Io questo 7200 ancora di vita. Aspetta, aspetta, non c'è un maiale. Lo UTI. Lo UTI prima che si cura dopo domani. Aspetta, vieni. Ci sono i maiali di sopra. Facciamo prima portare su gli animali, però. No, detto. Che muovere un maiale. Noi usiamo due, così facciamo prima. E si fullano anche a vicenda. No, non usare quello! Perché? Perché quello lì dobbiamo usarlo adesso. Pappalardo. Vabbè, ci allontaniamo un attimo, poi sì. Aspetta che ne prendo uno su, allora, va. Scendi da qua. Niente. Ah, sono senza sella. No, questo ce l'ha. Aspetta che intanto qua c'ho la carne. Gira, gira sotto, casca il mondo. Casca la terra, tutti giù per terra. Ma che cazzo? Non te lo chiedere. Ok. È curato o no sto cazzo di UTI? Quasi, quasi. Complessata. Complessata forte si chiama. Lo YouTube full. Lo riporto sui maiali, se non sai co muore. Allora. Ma qua dove è Aya? Porca la mad... Quindi, sono tutti a posto? Mm-hmm. Boh, pappalardo. Mi tolgo l'armatura e tutto, se arrivo. Allora, devo andare a prendere le keyball. Prendi la pelliccia, no? Mm-hmm. Uso il lupo come inventario. Vado a casa ma devo andare a pisciare assolutamente.
vai. Arrivo. Lo sapevi che una volta Gesù è entrato per sbaglio nel bagno delle donne perché c'era scritto Signore? Lo sapevi? Lo sapevi che il primo giorno dell'anno secondo un recente... Il primo perché dopo ce ne sono altri 365? Lo sapevi che il... Buon anno e che il tuo conto in banca cresca più velocemente dei tuoi chili accumulati durante le festività! Buona. Lo sapevi che due astronauti quando vanno al ristorante a fine pasto chiedono sempre il conto alla rovescia? Lo sapevi che se fai la farmacista secondo recenti studi e ti chiami Rina, per gli amici sarai sempre un'aspirina? Lo sapevi che se una ragazza cinese ti dice perché? Ti voglio molto, ti raccomando di prestare molta attenzione? Intrattenevo la chat mentre... Tu non c'eri. Giustamente, giustamente. Allora. Gente che si dispera. Allora. La pistola me la porto. La pistola. Quella dei cosi. Ah, la Kriogan. Quella là. Io il pompa questo qua me lo tolgo. No, io il pompa me lo porto. Sei pazzo, siamo in due. Ma me ne prendo uno un po' più scarsuccio, non voglio perdere questo qua. Dobbiamo performare. Dov'è la pelliccia? Cosa c'ho addosso che non corro? Ah, la carne. Dove sei? Casa. In casa che prendo la pelliccia, no. Tre pezzi basteranno. Ah, quattro, mi manca solo la maglia in pelliccia, che non ce l'ho mai. Vabbè, metto la pettorina in ferro al posto della maglia in pelliccia. Dai! Sto andando a prendere un pompa. Mi sto togliendo tutto l'inventario, telecomandini, cose. Madonna. Che vuoi rischiare che perdo tutto? Moriremo come dei cani, siamo in due con gli eroi. Zitta. Ok, arrivo in base, mi prendo due. Andremo a vincere. Un pompa, due proiettili. Intanto vado alla scrippa a dare, dai. No, no, oh, vabbè. Che roba? Mi devi un passaggio, non la rigno. Prendo i proiettili. Tu ne hai presi i proiettili di pompa? Sì, 329 ne ho. E io lo voglio. Secondo me fino alla beta, anche se siamo in due, ce la facciamo. Sì, si può fare, spero. Che dici, prendo un cecchino? Cecchino? No, briglia. Tanto dallo Yuti non ce n'è pompa qua dentro. Dallo Yuti non puoi sparare. Allora è inutile che mi porto l'arma.
Ah, io devo stare sullo Yuti? Eh sì. Io uso il maiale, tu lo Yuti. E gli eroi vanno... E gli eroi vanno, vanno per i cazzi loro. Gli eroi fanno quello che devono fare, lo sanno già. Loro sanno... Tanto devo solo usare un attacco, quello della paura non funzionerà mai col boss. Sì, solo la C, devi spammare C a merda. R3, ok. Ok, arrivo. La pelliccia te la sei presa? Sì. Ok, mi tolgo la lontra prima di venire. Sì, perché sennò ci parte la lontra al posto di un eroe o il maiale. Porca la... Yuti. Arrivo, che sto venendo col lupo lì. Col lupo? Certo. E quello Endurant. Io non ho parole. Con la stamina infinita? No, non sto venendo col lupo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. No, sono due eroi in più allora. Problematica deve venire compressata, cioè con tutti i problemi che ci ha creato per farle salire. Infatti dov'è compressata? Ah, è perché avevo preso Aya, ma non... Adesso ci vuole un sondaggio, riusciranno in due gli eroi a fare tutti e tre i boss? Ma va, io volevo farla bella con la belle bet, tutto, ma non c'è un cazzo di nessuno, passo fino a voglia. Cosa volevi fa? Ah, la beta della cosa. No, la bet, le bet. Ah, le scommesse, ok. Le scommesse. Vabbè, per fare la scommessa se riusciamo a fare tutti e tre i boss in due. Ma c'è Franco e Susi... C'è Susi che ha scritto se mi aspettate arrivo. Sì, ci serve uno che una che muore ai boss, in effetti. Se mi aspettate quanto, però? Che noi siamo già qui. Sto arrivando. Allora, intanto. Ma mica eravate andati a fare le grotte? Quando? Qualche giorno fa sì. C'è un cazzo di artefatti. Due scimmioni possiamo fare. Per il terzo li devo prendere poi in base. Spero ci siano quelli giusti. Noi qualche grotta l'abbiamo fatta l'altro giorno. È arrivata. Oh, così possiamo far partire la Lisi. Allora, poi quando intanto che vado a prendere lo stronzo, tu bustali a merda. Già adesso.
No, quando vado a prendere lo stronzo. Ah, quello sì. Perché c'è una sedia qua? Oppure ad alzarmi? Ok, sono vivo. Non vorrei che poi ci porta la sedia al boss e rimane lo Yuti qua. Come avete fatto il boss? Con la sedia. Con la sedia. E ste cazzo di mangiatoio qua in mezzo ai coglioni. Cazzo, sono le... Ma David, boh. Non lo so, Frank. Saoku è già da ieri che è al tavolo seduto per la Befana. E quello l'abbiamo capito. Devo lasciare i cibi. È arrivata Susy. Grande Susy che non hai chiesto dove venire. Ce la posso fare, ce la posso fare. Si tolga l'armatura, si deve mettere la pelliccia. Fa freddo laggiù. Torni in base a prendere la pelliccia, se non ce l'ha. Non c'è dietro la pelliccia. Prendi di te la pelliccia, va, già che sei in base. To, qua. Per Susy. Per Susy, ma non la sento. Susy? Per prendere in faccia, guarda che salto devo fare. E te uguale, mega salti. Ci sono dei problemi tecnici d'altezza. Togliti i cibi, va, prima di partire. A chi? Tu? No. O lei, non so chi dei due. Io porto anche il pompa buono. Mi sentite? Oh. Ya. Salve. Salve. Non ce l'ho la pelliccia. Salve. Neanche in base. Dipenza... Quindi vado così. Ah. Sì, così non finisci il boss che muori di freddo. No, ma io ho messo la tempra, magari ci riesco. Ma forse ste ce l'ha. To. No, è freddo anche per chi ha tanta tempra, se sei senza armatura. Niente. Pigliati sti due pezzi. Riesco a finire. Io c'ho 30 di tempra. È una cosa incredibile. Pigliati sti due pezzi. Hai preso i due pezzi? Dove? No. Qua, girati. Qua. Sì, mimeti. E io sì, sono mimetizzo. Pensavo di mettere la mimetica che non si legge il nome. Sì, non di loco, sta. Via. Siamo pronti, mettiti davanti a un eroe, così. Prendi un terror board a caso. Lei non c'aveva uno con l'imprinting, no, eh. Io? Lei no. Lei. Tu? Li abbiamo fatti prima che arrivasse. Io sì. E non mi ricordo qua come l'ho chiamato. Troppo tardi, al se massimo leggo dopo il nome sicuramente lo riconosco. Al massimo pure. Dopo invertiamo. Belli. Allora. Comincia a bustarli, eh? Sì, ho già cominciato. Vieni indietro, Susy. Fai tu i fischi, mi raccomando. Sì. Corro. Con quanta sculettaggine arriva. Corro. Busta tutto a merda, eh. Sto a fa. Quanto ci vuole venire qua? Boom. Al
alcuni non sono partiti, fischio ancora. Aia, ce l'ha con me. C'erano tutti con te. C'erano tutti con me. Perché? Cosa gli ho fatto di male? Non sei lì caca proprio. Ma ce l'ha con me fortemente. Non sei lì caca proprio. Guarda che roba. Meno male che gli ho messo la sella. Ah! Meno male che gli ho messo la sella. Sì. Tutti i scimmioni, tutti con me proprio. Guarda come me li porto via, basta camminare un po'. Ma cosa è successo? Abbiamo vinto. Sì, ma è precipita. Ancora lo stanno. Guarda che cattiveria. Lo stanno continuando a pestare. Infierendo sul cadavere. E via, il primo andato. Easy. Ti ho detto che andiamo fino al drago. Oh, lo Yuti non c'ha nessun danno. Tra il maiale e la stella ascendente è a posto. Maiale come sta? Pappalardo? Si è mangiato un po' di kibble, però sta bene. Sì, ma dovevi aspettare cosa? Cos'è che devo aspettare? Perché una bella lo skill stava entrando. Ah no, sei uscita di me, non lo so. Me io. Ah, forse il mio Giovanni. Ah, il mio Giovanni Rana. Credo. Con te facciamo il drago. Giovanni Rana il tuo? No, Giovanni Rana non è mio. No, non è il mio. Quello è il mio. Non so qual è il tuo. Chi se lo ricorda? Ah, Terron Board, giusto. Sì, ma non gricciatevi a merda. Ah, me, io, tutti, dici forse, quello scriveva. Ma che tutti? Dov'è che hai letto tutti, scusa? Forse quel tipo... Ah no, è la faccina che piange, tutti. Ah... Per l'amor di Dio, allora. Aspetta, risistemiamoli e usiamo Ippocrasso per curare chi deve curarsi. Nessuno, stanno tutti bene? Incredibile. Io sono così al naturale. Basta droghe. Guarda che stiamo tutti bene, incredibile. Allora, tutti, dimmi lo scimmione in beta cosa vuole. Che tributi? Allora. Beta? Mandamelo qua sto maiale. Beta, che cazzo è che non lo so. Oh, bella Riccardo. Allora. Dimmi. C'ho 5 terezzini, 5 tilacolei, 5 spino, 5 megalagni e 5 megalodonti. Ok. Cinque spino, 5 terizzino, 5 tiracoleo, 5 megalania e 5 iutti. 5 megalodonti anche. No, gli iutti non ci sono, erano i megalodonti al posto degli iutti. Okay. State facendo i boss? Sì, ma con cosa però? In 3 con i Terrorbert.
Allora. Oh, tirateli più dentro prima che non li porta. Sì, sì, li sto tirando più dentro. Manca solo che arriviamo di là con il maiale, lo Yuti è un Terrorbird e poi rido. Vai, spacchiamolo! Beh, bustiamo a... Nessuno. Bustiamo a merda il Terrorbird, magari ce la facciamo. Sì, con mi sono buggato male. Di noia ce la facciamo. No, pappalardo. Però dai, complessata forte e sopravvissuto. E minchia, se si arriva da... dal coso hai problemi veramente. E Vane ha detto che non entra a fare il bosco il Terrorbird. Ha detto non ne vale la pena. Vane, saluta. Non so se ti vedono. Non ne vale la pena, ha detto. Ma dove va? Tanto non può andare da nessuna parte. Dove va? Chi? Melli. Oh. Dove vuole andare? È stato nel senso. Non è che ha molto da fare lì. Ma io non ho capito se è uscito o è ancora dentro. Ma chi? Melli. Ma Melli c'è. Allora. Sì, ma è uscito e è ancora dentro. In che senso? Cosa vuol dire? E capiamoci. Sì, è ancora là, è ancora là. Ah, ok. Soprattutto Susie c'è? Solo che mi sa che dobbiamo aspettare 5 sì, minuti. Non so dov'è, ma c'è. Sì. 5 minuti solo, 5 vedrai. Del mesopiteco ti innamorerai. 3 minuti e 54. Intanto vado in base a vedere se abbiamo l'altra tripletta di artefatti. Mica sto in carcere. Capito? Ma ci facciamo beta e alfa. Poi? Se abbiamo gli artefatti, sì. Se non abbiamo gli artefatti, o andiamo a prenderli al volissimissimissimissimo. Ma lo sai perché l'aquila è un uccello difficile da prendere? Perché là, qui, là. È brutta questa. Questa è brutta. Questa è brutta. Meglio ha scritto mica sto in carcere. Qua più o meno. E non volevo far sapere cose. Più o meno in carcere, perché vede quella figura che non può avere e, non, e quindi è come se fosse in carcere, dai. Bere 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 pepe bere ben bere bere bere. Allora, tributi. Molto bene. Molto bene. Molto bene, molto bene. Li abbiamo? Chi è che avevate fatto in casa? Se no, abbiamo la tripletta per l'alfa. Qualcuno ci ha dato fatto in casa? Da rubare? Black, tu c'hai gli artefatti? Casa delle Barbie. Io armadio. No, questa casa di Piero. Ah no, tu eri la mia vicina di casa, sì. Divoratore c'è. Aspetta, te li piglio su tutti. Ti li rubo tutti.
Ci manca... A parte che divoratore mi sa che c'era, manca Bruto e Branco. Manca Bruto e Branco. Urca la put... Per... Oh, Branco c'era Piero, bene. Rubatissimo. E... manca il Bruto. Black, tu ce l'hai il Bruto da qualche parte. Bravo Black. Posto, tripletta recuperata. Vediamo se riusciamo a fare la play. Facciamo le scommesse. Devo fare le scommesse? Sì. Come ti sei? Attenzione pickpocket. Attention pickpocket. Attention. Rieccomi. Nuova moda in Veneto. Spumanti. Incredibile. Torino si reca dai parenti per il senza. Allora. Hai trovato gli artefatti mentre ero via? Sì, li ho rubatissimi. Male anche. Grande, da me quanti ne hai rubati che lo prendo. Rica, grazie per la sub regalata. Driplollina. È vero, Driplollina, quella dell'altra sera. Da me quanti ne hai rubati? Che almeno grazie, so Rica. Cosa rifarmi. Non ho capito, non ho capito. Da me cosa hai rubato? Almeno so cosa rifarmi. Il Bruto. E dove si prende poi? Ti porto io. Allora. Grande. Volete fare poi il pronostico? Andiamo. No, adesso, poi un giorno ci andiamo. Volete bettare? Ma sì, vai, vai. Per l'alfa è il pronostico. Come per l'alfa? Dobbiamo fare ancora la beta, sì. Già usando l'alfa. Almeno, cioè, perché se vediamo la beta, poi vediamo. Beh, il beta sono va. Sicuro e se che no, lo facciamo. Meno raramente, così invece sbagli di più facilmente. Non sapendo come va in beta. La beta sono sicuro che la facciamo. Anch'io. Anche lei, visto siamo in due. Il gigante e la bambina, sì, al cinema. Allora la facciamo la bet, la facciamo per l'alfa. Cheat. Carpaccio di tonno, buonasera. Buonasera. Ora lei sta per vedere una cosa che non ha mai visto. Abbiamo già fatto 4 boss e Terrorboard, ci apprestiamo al quinto. Scimmione in beta, via. Ci sono tutti gli eroi? Sì. Ok, morite. L'ha detto Black, eh? Io me ne lavo le mani. Io la mia previsione in testa ce l'ho già. Lo disse anche Dino, io me ne lavo le mani. Lava, Dino. Via. Stessa roba di prima. Oh, preparati a prenderti tutti gli schiaffi tu, perché... Ma basta. Lo so già che è tanto puntati. Ma basta. Vediamo se... Vediamo sera, se regina buonasera. Poi. Madonna, che brutto in beta. L'ho sempre visto rosso, mai giallo. Corri.
No, la pietra in culo subito, no. Guarda, sono già partiti. Partiti, attenzione, partiti. Con un colpo ha distrutto 50. Guarda, Black. Ho già capito che devo stare vicino a Black, non hai terra, Bert. Perché Susie? Ah, sembrava giù, Susie. Se riporti di qua, se riporti di qua. Io non uso il pompa, non voglio usare il pompa. Dove sei, Black? Sono circondato da scimmioni. Do una mano! Perché non attaccano i punti? Perché sono tutte incastrate. No, ma stanno ancora fissando. No, stanno... Vabbè, ma che botte che mi tira. Lo stanno pestando tutti, sì. Ah, io li vedo fermi. Oh, picchiano, picchiano. Se muore il mio terror, qualcuno di voi la pagherà. No, guardano, alcuni guardano, perché? Non mi sono attivi. Ok, adesso sono partiti tutti. Come stai, Black? Bene, bene. Ahia la puttana. Meno male che abbiamo trovato la stella ascendente, sennò... Alcuni sono ricoglioniti comunque. Boh. È vero che stanno fermi? Alcuni sì. C'è uno scimmione che se ne va. Non so come mai. Ecco, cos'è andato. È arrivato Babbo Natale anche dal boss. È arrivato Babbo Natale anche dal boss. Bomba! Guarda con che cattiveria continuano a mordere, cioè. Ma qual è il terror board di Harry? Problemi, problemi! Sarà esile il terror board di Harry, sicuro. Grazie, grazie. Allora, vi faccio la mia previsione. Vai, vai. Io sono tutti muoio. Che statistiche hanno? Allora, livellati al massimo hanno 10.222 di vita, 1.686 di danno mischia e la sella ascendente a 345.7. E hanno 20 mutazioni da parte della madre e 20 dal padre. Io sono dell'idea che ce la faccio. Tamati shiny, eh. Però non mi ricordo il livello della madre e il padre originale. Boh. Dal 150 al 185 sono gli shiny. Sì. No, sì, tranne quello sporco che ha 10 livelli in più e lo trovi a 195. Ah, c'è massimo. Quello sporco anche. Mi spero che c'era lo sporco. Vuoi dire quello verde? Allora... Che poi devi pulirlo col sapone, quello sporco. Ah, quello sporco è di 10 livelli. Se no prende troppo. Il filti? Sì. Può arrivare a 195, sì. Però devi pulirlo col sapone, se no ci sali sopra e ti dà torpore e ti addormenti. Sì, no, lo so, mi ricordo quando sai che ho portato a casa la filti Consuelo. No, l'equipo. Cos'è? L'hai provata, ti sei addormentato all'improvviso. Ha addormentato Psycho, poi stava addormentando anche me. E io sono crashato. No. Beh, meglio ora che è boss.
Visto il fine settimana faccio un bel formattone, sti cazzi. Bisogna mai alarli. No, in teoria come stanno i Terrorbird? Adesso ci guardo. Sono i 4-5 che ho visto, sono tutti in full vita. Io li vedo tutti, sì, con la vita massima. Tutti full sono. Eh sì, non se li caga lo scimmione. Sì, picchia solo nessuno Yuti, quindi non c'hanno. Sì, la Yuti che tutti i gorilla c'hanno con me. Mettili più avanti. Meno male che ho trovato quella sella, cazzo, allora. Sì, non rischiamo. Sempre più avanti. Sì, senza quella sella... Ho paura comunque per l'alfa adesso, anche con la sella, che quello fa molto più male. Lo so. Sarà una dura battaglia. Scusa. Allora. Ma gli svuotiamo l'inventario che sono un po' pieni. Metti nella mangiatoia. Cioè, ma tu sei... non mai venire a fare il boss con l'inventario pieno. Ah, parli dei Terrorborn. Sì. Allora, Megalania. Non è che alcuni stavano fermi perché erano appesantiti? Non penso mai. Non lo so. Che siano talmente così tanto pieni. Vuota lì. No, ma c'hanno poca carne. Era che sono proprio scemi alcuni. Che non vorrei che, non so perché alcuni lo attaccano, un po' dopo si riempiono e si fermano. Ma perché il mio l'hai messo lì in cima come è? 9, 10. Sì, ma comunque c'hanno dei nomi incredibili sti Terrorbird. Cazzo, mi manca 7, 8, 9 e 10. In teoria il mio da buon calabrese l'ho chiamato Terrorbird. Perché la Calabria è sempre nel cuore. Oh, adesso dobbiamo aspettare. Allora vi dico la mia previsione. Morte. Aspetta, intanto avvio il pronostico. Fai la bet. Facciamo il pronostico. Fate le scommesse, puntate i vostri soldi della chat. Ce la faremo oppure no? 2 minuti di pronostico. Via. Puntate. Ma sì. Puntate, bettate. Finito il pronostico, vi dico secondo me come andrà a finire. Non me non morirà neanche un terrorbird. Bello! Signor! Attenzione, 1000 su Morti Mario. Festa intergalattica. A 14.000, 2000 per un pelo. Devo prendere la carica batteria, se no mi muore il tablet. Dai, bet. Oh! Specifica per un pelo. Per un pelo è da metà vita in giù. Da metà vita in su, Morti Mario e festa intergalattica. Non c'è da commentare. Ah, Melli ha dettato per un pelo.
Ah, perché tu puoi vedere uno cosa betta. Sì. Frank, Festa Intergalattica. Io ho buttato tutti i miei soldi su 2006, su Festa Intergalattica, tutto. Tutti i miei soldi. Quale boss fa? Scimmione in alfa. Abbiamo fatto Broodmother in beta e in gamma, beta e alfa. Gamma e alfa. Poi scimmione in gamma, beta, e adesso andiamo a fare l'alfa e vediamo dove arriviamo con i terror, Alberto. Andiamo a fare anche il drago. Secondo me ma il drago per me moriamo subito in beta, in gamma. Sì, no. Il primo allora, aspetta, intanto vi dico chi vince cosa. Allora, se vince Morti Mario vince 17.13 la posta che ha bettato. Quindi se chi ha puntato 1000 vince 17.000 punti. Vince. Festa Intergalattica vince l'1.21 della posta. Cazzo. E beh, quella più alta è l'82%. Invece col 12% per un pelo, quindi da metà vita in giù, è l'8.56, quindi 8 volte la posta. No, il drago senza di me, no, vi picchio. Allora, vi dico secondo me, senza morire magari, se mi tolgo la pelliccia, Sì, non mi muoio di caldo prima di entrare, cioè. Allora, secondo me qua si vince. L'alfa la vinciamo. Come non lo so, ma la vinciamo. Perché io nel caso al massimo c'ho anche il pompa, nel caso. Città. E così è fu il primo a morire. Abbazzo, tu hai bettato Morti Mario, sei un pazzo, sai. Quanto vince? Se moriamo vince 17 volte la posta. Minchia, quanto allora, ha puntato non lo sai. Se, vi dico la mia, se vinciamo adesso, il drago... Se lo facciamo con tutti quelli che ci sono in tribe, arriviamo a fare il beta. L'alfa no. Ma se troviamo un Terror Bird Burning, gli fottiamo il Burning e io mi pusho il drago, facciamo anche l'alfa. L'ho detto, Ci siete? Sì, sì. Sì. Via. Io punto sempre contro, sono anticonformista. Siete pronti? Sì, signor capitano! Cazzo, il maiale non è proprio full, ma vabbè. Vabbè. Ma Frank cosa ha puntato? Ah, ha puntato Festa, mi sembra. Ho messo Woody. Dall'altro lato. Bastardo. Ora non più. Questo mi incula più veloce di me. Codice se corre. Minchia, questo sei veloce. Ti spara già, occhio. Io, è flash, ora mi nascondo fra gli alberi, voglio vedere se mi fa. Oddio, è velocissimo. Se me lo aggro io lo faccio sclerare.
No! C'ha già con me. Il tipo è già morto, è una cosa incredibile. Madonna, già perde vita, lo aiuti, questo fa male. Vieni qua. Buonasera. Buonasera. Salve, salve. Che gioco state facendo? L'alfa scimmione con gli eroi, in tre. Beta e gamma l'abbiamo appena fatto. Ah! Corri, corri. Devo stare vicino a Black! Ah, sono bloccati, è una cosa incredibile. Come stai, Black? C'ha tipo il 90% di vita. C'è. Easy. Forse l'85. Mi fanno 396 a colpo i terror. Non è poco. Lo UT tank abbiamo. Too easy! Easy proprio. È stato più facile dell'altro. Too easy! Fatta. Quanta vita ha lo aiuti, vediamo. Too easy. 32.500 su 4.000, su 40.000. Sì, ma scimmione con chi si muove? E con una bella via. Coi terror board. Permesso! E i terror board stanno full vita, per forza. L'ho attancato tutte e tre le volte me con lo Yuti. Non si ricaga proprio, lo Yuti mi viene frega un cazzo. Only Yuti. Gli eroi sono una garanzia. No, mica poca vita, Melli. 32.000 su 40.000, Melli. Ha perso 8.000 di vita lo Yuti. Ho capito, sondaggio ma ha fatto truccato. Da tanto lo Yuti. Mi fai vedere cosa hai messo nella torta? Non l'ho fatta io la ricetta, devo andare a casa a vederla. Ma quella lì? Quella verde. Quella verde dovrebbe essere quella della Prime. Sì, sondaggio truccato perché Melli ha messo che morivamo. Certo. Ma Ste, mi hai creopodato il motorino? Mannaggia Dio. Non mi ricordo. Sì, te lo dico io. Sì, peccato che era verniciato. Mannaggia te. Vabbè, vaffanculo te il motorino. Allora, il problema è che per il drago siamo troppo pochi. Io ci sono. Sì. Ma siamo in pochi per il drago. No, al drago 4. Siamo pochi. Anche perché al drago andremo con il drago, dobbiamo esserci tutti. Con i terror nostri cavalcati fine. Ma in realtà è più le No, sono gli shiny, cretina. Sì. C'hanno 10.000 di vita, cioè. Cioè, al drago sono più le pompate che i danni dal Terror Bird. Punto. I Terror Bird sono solo gli animali che ci accompagnano. Appunto. Cioè, secondo me ce la potremmo fare solo con un po' più di tempo. No. Dici? Sì, perché se muoio io con la palla e muore un altro, siete in due a sparare. Secondo te? No. Ma una palla la resisti? Una? In mezz'ora di boss fight ce la fai a non prenderne più di due? Non so. Bisogna provare. Ti fidi quando te lo dico io? Sì, come no. È apposta.
allora piani? Piani cazzi. Siamo fermi. Ciao finta malata. E ora dopo gli eroi ste ti accompagnerai in live su Lego Fortnite. Sei fuori. Ma sei fuori. Tu sei fuori. No, mi spiace, ma solo Piero lo dice bene. Ovvio. Ma non essendoci Piero, diamo provare a imitarlo, ma l'originale è dura, mi sa, da raggiungere. Allora, aiuti qua. Quindi sono venuto in qua per un cazzo. Bene. Il maiale gli tira il kimball. Andiamo a fare qualcosa, andiamo a fare le grotte. E ancora. E tanto per fare il drago bisogna fare i trofei. No, in teoria per il drago ci sono. Sì. Ok. Sì, sì, hai visto cosa si fa per amore, cioè veramente. Farsi ricoverare in ospedale. Ah, devo pagare le bet. Se qua stai Fermi. Bettando. Scegli il risultato, festa intergalattica. Paga. Ma quindi è chi ha perso, adesso perde 17 volte, vero? I morti mari. No, non perde 17 volte, perde quello che ha bettato. Perdi solo quello che ma sì, ma no, solo perché ha puntato Melli, che perdevamo, quindi devi togliergli 17 volte. Melli ha messo per un pelo. Ah, per metti un Lego pelo, Fortnite tra le parole bannate. Ma siamo verso i 20.000 punti. Carca che volano. Psycho, psycho, psycho. Quattro carca che si chiamano Psycho. Molto bene. Psycho, ha fatto poker. Psycho ha quattro chiappe. Quattro cosa? Paia di chiappe. Quattro paia di chiappe. Cioè. Quante chiappe? Otto. E Regno, da via diventata rossa. Eh? Boh. Come? Effetto della luce, tipo. Allora, la Rigno che cambia colore, ha detto. La Rigno che rosso. Cambia. È gialla e rossa ora. È camaleontica. La mia TV ha problemi con allora, colore. C'è l'Airbus pronto e la fermo. Disuso, ma io veramente. Sì, prima Simo. Ce le siamo presi per tutto il tempo. È bellissimo. Vedi cretino. Ha chiesto se abbiamo giocato a The Revival. Sì, lì. No, stasera sono andati via, erano avvelenati, cioè. Stasera era impossibile giocare a The Finals. Mancava una true. Guarda, Simo, guarda l'Airbus. Ma è bellissimo, Stefano. Qual è il codice per le luci? 111111. No. No, non è vero. Tomare. Vomito. Ok. Qui è il comandante che vi parla. Oh, vomito. Hai. No, ma non hai tirato sulle scalette, però. Non mi dai il tempo. Fermo. Questo qua è per andare a fare l'ascensione tutti insieme. Stavo volando di sotto. No. E non si tirano su, ste. Ma cosa non si tirano su, ma... Oh, mi fa solo... Oh. Climb ladder. Aspetta, chiudi la porta. Non le fa tirare su. Perché non siamo atterrati. Vabbè, lascia lì, vaffanculo. Ma fammi sedere che qua muoio, sennò... C'è da guidare è inguidabile perché c'è tutta la struttura davanti, non vedi un cazzo. Però è bellissimo. L'ho fatto io. Sì, infatti è bellissimo. No. Non si vede un cazzo. Cosa? Oh, che cazzo è? A Black. Una sparatoria. Come hai detto il 5? Aspetta, con le torrette che... devastate.
Cioè, il problema è che se metto anche in prima persona, non vedo un cazzo. È troppo lungo, non vedo un cazzo. Bastante. Era uno, aspetta. Ma poi cos'è che faceva la gara? Era il quadro. Allora avete dato il quadro. Per forza. Dicevi che l'abbiamo tolto. Non riesco più ad entrare in base. Tutti i quadri abbiamo tolto. Peccato. Fanno la gara a merda. Sì, sì, i quadri. Cioè, i quadri black entrava in base e era fermo. Bene. Ecco io. Susi pure. Io e Piero io e Piero corravamo, ma Black, Susi fermi, immobili. Quindi sono le console. Sì, le console praticamente per fare un metro ci mettevano 50 minuti. Bene. No, io vedevo un pixel ogni 10 minuti. Perché ci sono dei Carno? Sono Black. I miei, sto facendo un Carno da grotta. Roba di Black. Un Carno da grotta. Ma io, vabbè, non farò più domande. Ci vedrai fare la strong coi Carno. Sì, ai pachi. I pachi è un progetto di Ste, non mi ricordo cosa ci vuole fare. I pachi, le grotte. Ah, le grotte. Noi ormai noi per castrarci dobbiamo fare le cose con gli animali che di solito non si usano per fare quelle cose. Come i boschi con i Terrorbird, le grotte con i pachi. Mamma mia. Ma penso se entravo pure io, Black. Ah, boh. Anche tu sei su console. Dov'è Simo? Simo è su... No, PC. Su PC. No, le teste le ho messe qua. Boh, basta. Andiamo a fare la scissione con i Terrorbird. Lì scoppiano veramente. Sarebbe bello. No, oh, se riusciamo a fare anche tutto il drago. Ascensione con Terra. Noi ce la facciamo, facciamo il drago. No, io arrivavo qua in base tranquillo, correvo e tutto, vedevo il dipinto. Cioè, la stessa cosa di muovermi così, mi muovevo col dipinto. Arrivava Black. Anche all'inizio. Arrivava Black, lo vedevi, faceva avanti. Fermava, indietro, avanti, indietro. Sì, che per fare 10 metri ci ho messo veramente un quarto d'ora. Per fare tipo tre piastrelle. Tre piastrelle, un metro. Questo è quanto. Tu devi fare. Devi andare a recuperare quello del bruto. Cioè, andare a te. E bisogna andare in pescheria per prendere quello del brutto. Bisogna andare sott'acqua, no? Questo non ho un altro gioco. È veloce da fare quella del brutto. Allora si può fare. Andiamo. Beh, devo venire anch'io? Andiamo tutti, c'è un bel Power Ranger. Un attimo che devo prendere la tuta tech. Ah, è vero. E lì c'è già tutto, c'è qualcosa da prendere sott'acqua. La prendo anch'io la tuta tech. E mi porto le bombole. Qualcuno c'era una bomba in più. Sono laggiù le bombole. Prendo solo Calabria. Chiama Wally Power Ranger. Dove Simo. Calabria che c'ha ancora la tua Simo. Serie, tra l'altro. Il tuo basilo. È uscito il DLC di Remnant 2. Cazzo, però non c'ho gli elementi dietro, che due coglione. Passa in base, piglia lì. Quanto devo portare le bombole? Una? Eh? Ma ci sono laggiù.
Portane 4-5. Vuoi farlo, figa? Ma non abbiamo... fare come Merlick, le lasciate nell'inventario. Abbiamo fatto tutto Remnant. Tutto Remnant. Bravo. No, arrivo. C'è Rex che fa i mega salti. No, è Luna, non Guarda è Luna. Ho sbagliato. Ah, già. È Luna quello che fa i salti. Non esiste Lunar, è sempre stato Luna. È giusto, Stefano. No, è Lunar quello che fa i salti. No, non esiste Lunar. Io ce l'ho in italiano. Ah, già, che voi avete scritto Lunar in inglese? Io ho sempre visto Luna. Io Lunar. Ah, anche tu Luna normale, ok. Possiamo farlo, togliere. No problem. Domani. Facciamolo domani. Che cosa? Il DLC di Remnant. Tu sai dov'è la pescheria, Susie? Che almeno lo vede anche Black. Ah, ok. Sì, così domani mentre gioco Lego Fortnite, che mi manda avanti il villaggino, Madonna. Mi guardo. Io oggi mi sono rivisto il pezzo della live di Ready or Not. Vado. Allora, io che Power Ranger avevo? Non mi ricordo più. Blue Ranger. Che mi è riuscito. Aspetta che ti devo ridare la sella, che me l'ero presa in prestito. La sella di chi? La tua ascendente. Ah, bastardo! Bastardo! Cioè, ma qua dei ladri incredibili. No, ma gliel'avevo detto che l'avevo preso in prestito, poi mi sono dimenticato di rimetterla. Allora per tipo sempre. Ma questo si chiama furto, non è prestito, ma dov'è la mia. Dov'è la mia sella? Ce l'ho sul Calabria, adesso te la do. Volumetric fog 0. Devo buttare Calabria in acqua. Puttana Eva. R. Volumetric Cloud 0. Buzz, tu l'hai visto Remnant 2? Non c'è una mod anche per quella per giocare in più di 3? No. Ma secondo te? Sei da tutto. Allora, secondo te sei da tutto blu? Qual era il tuo basilo? Che colore era più il tuo? Hai ragione anche tu. Era blu, il Blue Ranger. Ok. Hai ragione anche tu, Baz. Ragazzi, io posso prendere. Ah già, lei non ha il suo basilo. Quindi quello pare che c'era Simo, si poteva giocare in 5, ma non vorrei sbagliare. No, Remnant 3. Ah, Calabria si è messo vicino ad Anduia, si è messo al suo amico. Che bravi che siete. Però io vengo col Black Ranger. Calabria sta a riposo. Quanti cazzo di basilo hai? 3. La mod? 2. Ah, c'è anche la mod di Remnant? Chi è che c'ha Remnant? David, tu ce l'avevi Remnant? Boh, aspetta, ti dico su. C'ho l'altro profilo. Devo andare a vedere dopo. Qual è Remnant già? Remnant 2. Medusa delle palle. Sì, ma qual è Remnant? White Ranger. Dov'è Black? Sto arrivando, sto prendendo la cosa. Non hai mai visto coso? Remnant 2. Domani sera guardalo, figo. Molto molto figo. Arrivo, sto prendendo l'armatura. C'è da smadonnare fortissimo. L'armatura, come si chiama la... Soprattutto per ricordarsi tutto, anelli, armi... È PvE, cioè tu è tutta storia, non esiste più.
No, ho dimenticato la lontra, morirò di freddo, ditti. Ma che muori di freddo? Dai, muoviti! arriva. Mentre faccio ragù, mi tenete compagnia. Ah no, ce l'ho la lontra. Che stai facendo ragù adesso? E sto arrivando, sono lento a merda, c'ho le pinne. Poi sabato io arriverò più tardi, quindi non so se non credo di farla live. Ci sono per chi vuole, ma non ci sono per farla live sabato, quindi sabato riposo. Sabato gioco come una persona normale, senza la luce di Dio negli occhi. Saremo su Discord. Niente, Black, 36 ore per prendere un basilo. Sto aprendo. Nella porta, aspetta. Ci sono io, andate. Sono qua, sto girando. Deve volire tanto. Sono proprio fermo qua, va sotto bene. Di voi. E noi saremo qua a farle compagnia mentre il ragù bolle. Bolle, mille bolle blu. Poi ricordiamo che se lo guardi bolle più velocemente. No, se lo guardi non bolle più. Io ti dico che vuoi. Può confermare anche Buzz che se tu guardi l'acqua della pasta mentre aspetti che bolle, se la guardi non bolle più. Anche se la fissi per due ore non bolle mai. Se la guardi il tempo non pasta più. Ascolta Ste, ma se io tolgo il casco tech muoio? Sì, lo togliamo insieme. Cioè dai, io tolgo il tuo e tu togli il mio. Ciao come Melli, hai portato le bombole? Sì. Arriva Nessi. Sì, ti deve mangiare. Tranquilli ragazze, ho portato le bombole. Me ne vado. Va Nessi. Sabato quando siamo off live giochiamo a Lego Fortnite. L'hai detto? No, ho detto sbagliato a parlare. Ci siete? Dietro di te. Sì. Al momento dovrò staminare, però ci sono. Se volete prenderli voi, drop, io non li prendo, non mi azzardo. No. Per me resta. Oh, c'è Nessi che non si arrende, è ancora indietro. Ma ce l'ho ancora dietro. Senza stamina. Ce n'è uno lì avanti, Il drop bloccato. In teoria. Dove mando la mail per il rimborso? Fattore G che ho c'è la. Il fattore G che ho c'è la gmail.com. Quante meduse? Ma lo sapevi che se lo sapevi, lo sapevi? Questa è brutta, sapendo. Forte. Questa è brutta, forte. Ma... Chi è che prende il drop? Come bot... Io mi rifiuto a prenderlo. Aspetta. No, dov'è? Qua. Dov'è? Qua! Vado io. Discord. C'è tipo punto esclamativo Twitch. Cioè... Punto esclamativo morte? No. No. Però se guardi bene. Progetto Stella per tapeggiare. Io non starei tanto lì a guardare il drop in questa grotta. Sì, esatto. Tipo. Poi vedi. Ascendente guanti. Ascendente guanti in ferro da 942.4. Vadi Susi, vadi. Ste cazzo di bolle svariono. Qui c'è o non c'è? Già preso. Già preso? Rosso. Ma come sei arrivato dall'altra parte là che c'è la terra? Fa giro magari. Ah, di qui, ok. Magari a sinistra. Visto.
Mandati loro. Sì, ma io ho pingato Blue Ranger, quello di ste, così non lo perdo mai. Vai, vai. Spingi c'è, Blue c'è Ranger, della bagarre qua avanti. Quanti? Quanti? Aiuto amici! Oh mio Dio! Non senti me! Aiuto amici! Siamo tutti qui. Sono leggermente... Madonna, sembra una partita di League of Legends! Numerini, numerini, lucine! Leroy! Quello era World of Warcraft, però. Niente. C'è anche un Mosa così nel mucchio. La Madonna! E la Madonna, guarda che gente! Arriva pure il Mosa! Niente. Siamo più vicini. Io sono a metà vita. Io sono circondato. Sì, tu... No, tu vai via. Ma l'ho ingabbiato sotto, ragazzi, non riesco a uscire. Mi serve una mano. Sono bloccato. Mi fottono. Susi, tu stai lì che è meglio, va. La Susi è un cadavere, portalo lì. Io c'ho Blue Ranger che mi blocca, ok. Mortetemi scusa. Curalo, dagli da mangiare. Oh, chi è che prende... No, il cibo. No, no. Chi prende... No, no, no. Ce n'è ancora. C'è un drop rosso lì per terra. Se mi dai 3... c'è ancora gente. Ma mi si è bagato. Aiuto, mi stanno circondando di nuovo, aiuto. Arrivo, arrivo. Portali da me. L'ho già fatto. Ma ancora... Tu pensa che questa qua la facevamo a nuoto? Sì, le prime volte. A nuoto. Sì. Le prime volte la facevamo a nuoto questa. Quante madonna. Bombole, madonna. Pinne e coso. Vedete che devo curarlo, c'ha 19.000 su 32.000. Ci sono 2-3 minuti di pausa. Bombole, pinne, balestra. Chicca. Bestemmie. In due siamo andati, io e Cola una sera. Su Evolved. Hai preso drop? Mm-hmm. Io sto curando il basilo. Perso... Sì, basta, non c'è più così tanta bagarra più avanti. Città. Ma il basilo c'è ossigeno. No, no. Non ce l'ha. C'è un alfa megalodonte. Che c'era nel drop? Un cazzo di niente, non sarò mai inutile. Sì. La bancarella del mercato, Buzz. Vuoi andare su, si dico. Che bella è sto squalo, ste. Non lo so, non lo vedo. Qui, qua. C'era un c'è un dimenticare che mi attaccava. Un dimenticare che... Era un ricordo che mi attaccava. Ah, per la chat, che se qualcuno se lo chiede, le razze o mante le hanno chiamate dimenticare in italiano. La traduzione manca dimenticare, sì. Perfetta. Che neanche se fai la traduzione con Google traduttore,
Sull'enciclopedia di tre cani c'è, c'è scritto dimenticare. È sinonimo. Oh, alfa, alfa, alfa. Quanta vita mi sto togliendo l'alfa, devo scappare. Lo pusho. Io non c'ho la sella ascendente, porco cazzo. Prima e Basilio recuperano vita alla svelta. Questo che cazzo è? Che cazzo ti l'ho messo? Pinta di Basilio. Cioè di Meganodonte Franco. Aspetta, non scendete ancora. Per carità. David, sei giusto un attimo in mezzo al cazzo! Te non mi posso muovere. Tu bloccavi me, io bloccavo te, ma non mi potevo muovere. Il coniglio. Comunque c'era l'apocalisse qui. L'apocalisse. Dai, piglia l'artefatto, Black. Dov'è? Ancora megalodonti da dove? Ma escono dalle fottute pareti. Io ti guardo la testa, vai. Dai, sotto, sotto le mie palle. Vado. Veloce. A sinistra del mio. Non lo vedo. Qua, cazzo, qua. Infatti si è andato troppo giù. Torna su. Non ho più avanti, non c'è più casino. Ci ridere a crepapelle, ridere a crepapelle, ridere. Vabbè, ma stasera è una roba brutta. Ok. Qua avanti sì, c'era gente, ma non così tanta anche qui. È proprio affollata. Ok, grazie. Da un po' che non ci si andava. Scusa. Allora, adesso tecnicamente c'è la gente fuori. Ho sbagliato via, porco di... No, io ti seguivo. No, io ho sbagliato via. Aspetta che arrivano i pipistrelli. Muoci, dai. Aspetta che lo mordo. Preso. Cambiato idea tantissimo, sono tornato indietro. Che bello l'effetto dell'acqua. Ma non muoiono. Sono di livello giusto un attimino alto. Una morta? No, devo finire. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Sotto di me. Niente, mi sono bloccato, incredibile. Morto. Andiamo. Occhio scorpione. C'era. Di là c'è il drop? Oh. No, là non c'è. Quindi lì no. Dove sto andando io ovviamente? No, non c'è di lì. Ho capito. Qua c'erano anche le note, non so se le avete prese voi. Io sì. No, la nota no. Come no? Se sei venuto sì. E che si ricorda di controllare. Ma vaffanculo, stavo dicendo, come cazzo fa esserci una medusa qua? Infatti? Era il cibi mio. Non vi vedo. Buonanotte, domani mattina. Basilio. Quarto giorno di palestra. Buonanotte, fratellone. Notte, Stefano. Mazzo. Tuo fratello va in palestra. Sì, ma anch'io andrò. Bravissimo. Vado. Andate dove siete? Vado da Baz, andiamo insieme. Io ero fermo io... ai... minchia, ti costa sto giro, sto viaggio per andare in palestra? Parto un po' prima. Dove siete?
No, sto a Aerea Basilo, dove state? Che voglio la notte. Qua. La notte. E come ci arrivo laggiù? E fa il giro. Io da altra parte. Infatti sto tornando. Io ti porterei in un bosco. Ma il bosco è più facile. Ti lascerei davanti a un albero. Bosco più facile di una grotta, effettivamente. Ma no, ho detto di Ark. Ma infatti io ho detto, cioè Stefano non intendeva di Ark, intendeva vita reale proprio. La Madonna. Quanti colpi. Io non ho armi, non ho niente, spero non ci sia. Dai, gente. L'abbonamento costa solo 50 euro. Alla fine conviene ridere a crepapelle, 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 ridere a crepapelle. La sprechi qua in acqua. Sì, effettivamente conviene. Ci può stare. Ma qua c'è una nota. Non so che c'è una nota lì. No, questa l'ho presa. Ma sì. Dov'è l'altra? Avrei preso anche quella lì. Ci troveremo. Sì, io questo ho già preso. Cazzo, c'è qualcosa di cattivo? Notte, a domani, Buzz. O andiamo via, c'è qualcosa buggato nei muri che ci sta attaccando. Guarda del cibo che io sto morendo. Stai lì. C'abbiamo uno scorpione, non possiamo andare. Vieni, do un po' di cibo, dove sei? Che fai, chiedi il cibo, poi scappi via. Era qui dove è andato. Ah, si è buggato nel muro. Giustificata. Andato. Mannaggia. Andiamo, si è buggato nel muro. È lì. L'altra nota dov'è? Se ti arriva anche. La troveremo più avanti, immagino. Ti trucida. Altra avanti, nota, altra tutto nota. Sulla destra, dov'è? Costeggiate la destra, costeggiate la destra, andate avanti. Vabbè, dove? Sono giustificata. Tutto a destra, tutto a destra. Sto costeggiando la destra, sto superando dei cespugli. C'è un vaso. Forse laggiù. Bisogna anche andare a fare un pezzettino in acqua. Bravo. Guarda che mi sa che l'avevi già presa. Può essere. Ma io no. Non c'è un vaso. Seguo. Io sono a bagno. Questa forse a bagnomaria. Sì. E con me. Susy non l'aveva presa. Tu l'hai già presa? Se vedi il nome, sì, già sto già preso. Sì, sì, l'ho già preso. Ma è meglio essere non sicuri, però. Se no, come ci torno qua? Ne ha solo due sta grotta? Sì. Okay. Notte, Buzz. Ah, bisogna dare dei panini da mangiare a Susy, che ha detto che non era. Che stava a morire di fame. Susy, prego. Ce la fate che io almeno vado a letto un orario decente stasera? Devo andare a mangiare a Susy, che muore. Aspetta. Cosa vuol dire devo dare da mangiare a Susy? Grazie. Hai detto che sta morendo di fame, un po' di panini. Io già dai, io già dai. No, aspetta, ti ho dati tutti, no. Ah, li hai già dati tu, ok. Sì, li ho dato le torte. Ok. Adesso io vengo fuori con l'armatura tecca, lo creopodo, cazzo. Sì, il mio si è bloccato, porco dio. Io ci sono, devo solo recuperare il vasino. Dove è sparito? Madonna, lo creopodo. Siamo in due. No, ok, si è bloccato, non è vero. Si è ribloccato, porco no, non ho criopod. Chi è che c'è una criopod? No. No. Ma porca puttana. Io. Lo prendo a pugni. A chi la devo dare? Se no, ancora. Già fatto. Andiamo, dai. Che Stefano non ha pazienza. Lascio qua in aggressivo. Sì.
Quante elettrofore di trutepito. Tutta una banda. Vedo che non mi hanno colpito una volta. No, Shiny Noirecus. Il cavallo nero. Stefano l'avrebbe meno chiamato male. Re Nero. Vero Stefano? Sì. Ci crede che mi manca Conan Exile? Vabbè. E Conan Exile non so se ce l'hanno gli altri. Penso. Quella mi manca. Anche Valheim, in realtà. Valheim me l'aveva chiesto Mardok. Valheim, Conan. Valheim adesso c'è anche su console in teoria. Io devo staminare. C'è un dimenticare che mi rompi i coglioni. Non ricordo. Un antico ricordo. Quell'antico vaso andava. Come? Franco ha scritto dimenticalo. Sì, sì, la dimentico. Già dimenticato. Stefano. E arriva anche Susi, perfetto, andiamo. E a sinistra. Andrunghi? No. 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 Facciamo i saltini fuori dal mare, zii. Salta Stefano. Non mi ricordo più qua. Salti, facciamo i salti. Destro, cretino. Però poi da là. Con L2 Susi, non so su. Ma quello per mirare. Entri, brutta pezzo di me. Io veramente. Allora. Allora. Uno mi hai buggato, mortacci due. Guarda, io veramente. C'è un curioso. Shiny Burning sei. Lunar Gallinus. Vedi che è Lunar. Sì, stai calmo. Sio porcone. A me c'è scritto Luna. Luna. Lunar. Cioè, prima era Luna, adesso è Lunar. Ma è Burning. Sono due robe diverse. Luna e Lunar. Oh. Ah, cioè, sono io prima. Marco. Io. Che non frena mai nella vita. Basta, parcheggiati questa e dire bruciati. Oh, c'è un triangolo. Tio con. Mi molli? No. No, mi molli. Una scorreggia tutta a te, se dice di un'altra scorreggia. Ah, il mio padrone mi ha mollato. Buonanotte. Slog in volo. Dove vado, vado, non importa, basta che muoio. Slog in volo adesso. Sì. Ma io chi di questo? Io. Slog di prepotenza proprio. Tipo.
Porca di quella... Come? Quanto è bello quell'aereo lì. Ah, è vero, è Luna e Lunar. Io avevo perso un Burning Gallini, muscole mod, devo riprendermelo. Sul letto bagnato. Per forza. Sul letto bagnato, mi piove in casa. Come ti piove in casa? Mi piove in casa. Allora, esci, quit. È vero, a me è lucidissimo. Allora. Che sto gioco di merda, Criopodandro mi ha tolto il Burning, non lo vado a riprendere. È possibile. Eh? Sì, ma quello è Lunar. Però è Burning, io l'ho perso perché l'ho messo nelle Crio di Ark e mi ha tolto il Burning. È ancora meglio. Allora, volevo Remnant, andare a riprendere. Quanti giga era Remnant 2? Era 100. Dove cazzo? Ma è vero, io devo uscire a vedere Remnant 2. Dove cazzo? Remnant 2, qua c'ero già sopra e stavo cercando Remnant. 73 giga. Remnant. 73 giga è Remnant 2. Ma in sera arrivo a casa e lo coso. Lo devo scaricare. Leggerino proprio. Guarda che grosso Remnant. Avete da scaricare stanotte mentre dormo. Chi? Ma domani, domani lo scarico, domani in mezz'ora lo scarico. Ma Frank, tu mi dicevi che c'erano le mod anche per Remnant, no? Possibile. Te lo dice Frank, Stefano. A parte che non serve se ce l'abbiamo solo io, Simo e Vane. E Vane. Per il meme la cerco. Aspetta, io devo vedere. Ma non mi sembra di averla. Remnant 2. Non mi dice nulla. Mods. Remnant 2. Facciamo. Che mi ha preso? Su, sì. Increment party size. Ma devo andare a casa, grazie. C'ho il taxi for Stefano. Xbox Game Pass player third and fourth player. Lei è gentilissima. I'll join the same time. Chiuditi porta. Dovevo uscire. Description. In case of party size visibile a monte. Not highly tested. Let's see if it works. 4 player. Dove ha pubblicato le canzoni per la prima. Over 4, 5, 6 membri. It's likely to cause lag depending your PC build. Hi. And internet. Sì, non ne vale la pena comunque. Che oltre i 4, se non hai un buon PC e una buona connessione, comincia a laggare. Beh, giustamente. Oh, fammi vedere. Non penso di averlo, però. No, era Remnant 2. Però vabbè. Niente, guys. Ci vediamo domani sera. Solito orario, 8:30 giù di lì. Con Remnant 2, col DLC di Remnant, così almeno lo proviamo, visto che ci eravamo spippolati male Remnant. Visto che ci siamo spippolati male Remnant l'altra volta, ci facciamo pure il coso, come si chiama? Il DLC. E sabato invece, sabato 99% non ci sono. Ok, cioè ci sei, ci sono per la live, ma non ci sono. Se mai al contrario, Però dipende.
Perché se andiamo avanti con Remnant è facile che anche se arrivo tardi, comunque la starto tardi. Dipende cosa si fa. Dipende cosa si fa sabato sera. Dipende chi siamo, dipende cosa facciamo, dipende chi siamo, dove siamo e perché siamo. Io devo fumare la sigaretta, aspetta un minuto. Devo fumare la sigaretta, aspetta un minuto. Va bene. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani. Ciao. Un saluto agli eroi. Salve, notte, ciao. Arrivederci, ciao. Grandi eroi. Grandi eroi. Domani.